Halloween è arrivata prepotentemente. Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già un'ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. E benvenuti da Ombretta su Arte per te. Oggi di nuovo parliamo di Halloween. Proprio io che non ne volevo mai parlare, e vedete un po' come va a finire poi nella vita. Bisogna parlarne per forza. E allora, scendendo per le scale stamattina, ho trovato nella cassetta delle poste una comunicazione da parte del capo condomino che avvertiva che la notte di Halloween nel condominio i bimbi si sono organizzati per bussare di porta in porta, quindi di non preoccuparci e aprire loro se volevamo dare qualche dolcettino o qualche scherzettino. E allora io, per non fare la burbera, ho deciso di fare una cosa. Sto preparando un bel po' di libricini come quelli che abbiamo fatti insieme. Non l'avete visto? E allora bisogna rimediare. Cliccate qui e troverete il video dove spiego come creare un bellissimo libro lanterna che funga da spiegazione di quello che è Halloween e che dia un aggancio tra Halloween nel paganesimo e la nostra festività cristiana di ogni santi e commemorazione dei defunti. Farò questo anche stasera. E allora regalerò il libricino, ma anche i dolcettini, che saranno i dolcettini della tradizione tipica siciliana, ma non basta. Voglio anche regalare loro un pensierino giocattolo, e allora ho deciso di fare insieme a voi oggi degli spiritosissimi ragnetti. Perché il ragnetto? Perché è un simbolo di Halloween, però è un simbolo molto importante anche nella nostra tradizione cristiana. Infatti forse non tutti sanno che nella nostra cultura il ragno è positivamente anche il simbolo della creatività e dell'operosità. Quindi su Arte per te solo ragno si poteva fare. Infatti il tessere della ragnatela, tipica del ragno, la sua precisione millimetrica, il suo zelo nell'operare, la sua laboriosa e continuativa opera di costruzione e creazione hanno fatto sì che il ragno fosse preso ad esempio per tutte quelle qualità positive di impegno, operosità. Ecco perché si dice che il ragno porti denaro, perché proprio questa operosità automaticamente fa fruire, fa arrivare nelle nostre tasche soldini, perché dal lavoro arriva la retribuzione. Quindi ragno come simbolo positivo, ragno come simbolo di creatività e ragno come simbolo di divertimento. Spostiamoci quindi sul piano da lavoro e andiamo a creare i nostri ragnetti. Ed ecco l'occorrente per creare i nostri ragnetti pelosi. Allora, innanzitutto delle palline di polistirolo, una o mezza per ragnetto. Infatti oggi ve ne farò vedere due. Un ragnetto a decorazione che scende giù col filo di ragnatela e quindi sarà tutto tondo, col corpicino rotondo. Mentre i ragnetti calamita o decorazione per pacchetti saranno delle sfere divise a metà. Quindi a seconda di quante ne dovete fare, fatevi i conti. Un acrilico nero, dei pennelli, una bacinella e un gomitolo di lana nero o del colore di cui volete fare nero o del colore di cui volete fare il vostro ragnetto. La lenza e uno spillo, quegli aghi con la capocchietta. Chiamati spilli, sì, meglio noti con noi. Poi degli scovolini da pipa. Allora, guardate, si presentano così, servono per pulire le pipe. È un pacchetto da un centinaio, credo, sì, costa 3 euro. Allora, nel mondo del fai da te, specialmente per bambini, esistono in commercio dei simili scovolini molto più pelosi e molto più costosi. Eccoli qua. Vengono venduti in pacchi multicolor e ripeto, fungono allo stesso modo. Questi però, essendo un po' meno pelosi, possono essere colorati, quindi, e costano molto meno. Quindi o li comprate già colorati come questo, nero o del colore di cui volete fare il ragno, oppure li prendete bianchi e farete come me, li colorerete. Un paio di forbici, un bicchierino ed un piatto di carta. Il bicchierino ci servirà con un po' d'acqua. Gli occhietti del nostro ragnetto io li ho presi appositamente di due dimensioni differenti. Sono occhietti adesivi, si spellicolano dietro e si attaccano. Vedo benissimo. Un magnete se vorrete fare la calamita. La nostra immancabile amica Vinavil. La
pistola a caldo se vorrete fare il magnete e poi o un tagliabalza di cui dovrete riscaldare la lama per dividere a metà la pallina, oppure, se siete super forniti di tutte le attrezzature, un attrezzino per tagliare il polistirolo. Questo lo vendono nei negozi di bricolage ad un prezzo che si aggira intorno ai 30 euro, ma non è solo questo che vedete, ha una serie di accessori che servono appunto per tagliare il polistirolo nelle forme differenti. Un filo metallico che, riscaldandosi con le resistenze, taglia il polistirolo. Bravo, eh? È fantastico, sembra burro. Evviva! Ho tagliato la pallina a metà e guardate come viene pulito dietro. Allora, se vorrete ottenere più o meno lo stesso effetto, un attimo che qua rifilo il tutto, visto come lo taglia bene. Allora, se vorrete ottenere lo stesso effetto, più o meno, guardate, ve ne taglio anche una fettina. Io poi quando ci prendo gusto a queste cose è finita, lo sapete voi, no? Allora, se vorrete ottenere lo stesso effetto, vi basterà scaldare la lama del tagliabalza stando attenti a non tagliarvi e non bruciarvi e passarla velocemente a dividere l'estremità del polistirolo. Adesso abbiamo la pallina intera e la mezza pallina. Infilziamo la pallina intera con lo spillo in modo che potremo muoverla agevolmente, ma non ci servirà solo a questo lo spillo, e lasciamo qui la pallina intera. Prendiamo il nostro acrilico nero e coloriamo quello che sarà il corpo del nostro ragnetto. Io lo coloro di nero perché la base colorata darà ancora maggiore intensità a tutto il lavoretto, quindi prendo e proprio con molta agevolezza vado a spennellare il nero. Ok, fatta la prima, accingiamoci a colorare anche la seconda. A questo punto facciamo asciugare ben bene e noi continuiamo il nostro lavoro. Prendiamo 8 scovolini, perché queste saranno le zampette del ragno, quindi 8 scovolini per ogni ragnetto che vogliamo fare. Il nostro acrilico nero, che metteremo qui sul piattino, e un bicchierino con un po' d'acqua e naturalmente il pennellino che abbiamo usato prima per dipingere i corpi dei ragnetti. Bagniamo con il pennellino e tamponiamo con l'acqua bagnata e il colore gli scovolini, che si impregneranno ben bene di colore. Vi conviene farli così tutti assieme, non uno alla volta, se no ci state 100 anni. Va bene, poi mangiarlo. Ma la vaschetta che ti serve? Ora vedi. Prendiamo la nostra ciotolina e la nostra lana. Non mandate i vostri mariti a comprare la lana, perché sennò per un lavoretto vi compreranno la migliore, come ha fatto il mio. Voi potete comprare anche della lana di pessima qualità per fare questo lavoretto. E allora, piano piano, sbriciolate così con le forbici, tagliuzzate la lana dentro la ciotolina. Tagliuzzatene un bel po'. Questi saranno i peletti del nostro ragno. La lana tagliatela abbastanza corta e non fate peletti troppo lunghi, perché sennò poi vi viene disordinato, dovete pettinarlo, fargli lo shampoo. No, a parte gli scherzi, perché sennò poi quando appiccicherete i peletti vi verranno delle stecchette lunghe di lana, invece sarà più carino con dei segmenti piccolini. Darà l'idea del pelo senza fare vedere proprio la stanghetta lunga lunga.
Non appena reputerete di avere la giusta quantità di lana utile al vostro lavoro, prendete la Vinavil, apritela e spennellate la superficie di tutta la pallina. Naturalmente in questa tagliata a metà la parte retrostante no. Quindi prendete la pallina, la mezza pallina, e puff, buttatela nella lana e agevolate l'adesione di essa. Quindi aiutate la lana a rimanere appiccicata. Tanto dove non rimane appiccicata, comunque ci sarà innanzitutto i peletti corti di lana, perché la lana sfibrandola perde un sacco di micro peletti, e poi così con le dita sembra la testa di Maradona. Ok, lasciamo riposare la testa e il ragno. La testa di Maradona fa più paura del ragno, al fisco specialmente. Allora, benissimo, lasciamo riposare il nostro ragnetto e facciamo l'altro nello stesso medesimo modo. Ovviamente non vi preoccupate, sapete bene che poi la Vinavil da asciutta diventa trasparente. Tingete. E agevolate. Da una parte e dall'altra, ovviamente. Ora continuo. Ho fatto così in modo da poterlo tenere dove c'era la lana, in maniera semplice. E inciuppate dentro, bimbi, inzuppate come se fosse un biscottino nel latte. Ah, e poi con le manine stringete forte la lana contro la pallina e fatela aderire bene bene bene. Mamma e papà saranno felicissimi di avere tutta la cucina piena dei peli del vostro ragnetto. Il signore aspirapolvere stasera mangerà dei brut. Festa anche per lui. Allora, spolverizzate via i peli in più. Visto che carina, tutta pelosetta. Bene, adesso sistemiamo questo manicomio e proseguiamo il nostro lavoro. Nel frattempo, io ce l'avevo già rosso, quindi non ho dovuto dipingerlo, ma se nel frattempo vi fate delle bocche per i vostri ragnetti, dipingete degli scovolini col rosso acrilico. Adesso, siccome io sono furba e allora ho rivestito di pelo prima, ma adesso poi non trovo più i buchi, allora ho ripreso lo stuzzichino e lo spiedino e ho cominciato a rifare i buchini. E allora lì dove faccio il buco, cosa faccio? Prendo lo scovolino, lo immergo nella Vinavil, quindi l'ho riparso. Dov'è? Qua. Quindi tolgo questo e subito inserisco, tac, quest'altro, così, e lui sta. E vado avanti, faccio il buchino che poi ho ritrovato, eccolo. Quindi mi allargo la strada, infilzo di Vinavil e metto dentro, e di nuovo, ecco, infilzo, e poi l'ultimo qui, zac zac zac, intingo, tiro via e zac te. E per adesso lo lasciamo così e mettiamo anche gli altri quattro. E
faccio asciugare. Ovviamente poi, dove c'è la Vinavil, io posso anche mimetizzare con un pochettino di lana, ma non vi preoccupate perché tanto la Vinavil poi diventa trasparente, quindi posso anche fare così, rimpinguare. Ok, arrivati a questo punto piego le mie zampine e allora faccio questo, così, uno, quindi ne piego un 3 cm e il resto lo lascio lungo e alzo, 2, tre e quattro. Mio marito è silenzioso, vuol dire che gli sta piacendo questa cosa, perché sennò c'era già critica man. Voi dovete sapere che quando io faccio una cosa che non mi piace, lui contribuisce ovviamente, dice no ma fallo così, no ma fallo così. Invece quando c'è il silenzio di sottofondo e voi vedete spezzoni di video lunghi, quindi non interrotti, vuol dire che il grillo parlante dietro la videocamera non aveva nulla da suggerire, anzi si stava divertendo a guardare. Bene, spero che anche da voi si divertano a guardarvi mentre fate queste cose. Allora, 2, 3, ti ridi perché ti conosco come le mie tasche, vero? E 4. Ma okay. È bellissimo, non l'ho visto, ma è più bello, ti giuro. Emozionante, direi. Adesso attacchiamo gli occhietti, che ne dite? Questo lo facciamo strabico, quello con gli occhietti uno all'insù e uno all'in. Per fare questo lavoretto facciamolo con la colla a caldo senza ustionarci e io ho la difficoltà 3 perché la devo fare pure alla rovescia, nel senso che non vedo dove sto per attaccare gli occhietti. Comunque li attacco uno qua, tac. E uno qua, tac. E poi la boccuccia. Senza ustionarvi, ragazzi, perché qua è facilissimo ustionarsi. Tac. Benissimo, a questo punto manca solo la calamita. Capovolgiamo, spolveriamo l'eccesso. Voi naturalmente fate asciugare tra un passaggio e l'altro, attendete pazientemente e magari pulite il piano da lavoro tra un passaggio e l'altro. Ok, colla a caldo, magnete e tac, la vostra calamita è bella e pronta a portare fortuna, ecco, ai vostri amichetti. Adesso completiamo anche l'altro. L'altro invece sarà un ragnetto decorazione che scende con la sua bella ragnatela. E allora prendiamo la nostra lenza, così, un bel filo lungo perché questo andrà appeso, e prendiamo anche il nostro spillo. Non badate alle dita pelose, ovviamente, ma se uno lavora si sporca. Bimbi, vi sta piacendo questo lavoretto? Secondo me sì. Adesso quindi annodate la lenza attorno alla capocchietta dello spillo e fate un nodino in modo che sia ben assicurato, e se volete assicuratelo ulteriormente con un poco di colla a caldo. Tagliate la parte piccola in eccesso, quindi io lo assicuro con un po' di colla a caldo giusto per dargli, colla a caldo veloce, giusto per dargli una tenuta maggiore. Ok, collabora, colla a caldo, collabora. E aspetto che si asciughi. Una volta asciutto, inserisco lo spillo all'interno del ragnetto e lo inserisco fino a far perdere traccia di sé, cioè lo inserisco tanto, anche con l'aiuto del bastoncino, fino a farlo penetrare all'interno del polistirolo, in modo da rimanere agganciato. Ok. Ok, e non uscire più, vedete? Così potrà il ragnetto scendendo rimanere appeso alla ragnatela. Ma è una figata questa cosa. Adesso andiamo a costruire anche questo ragnetto. Quindi, come prima, zampette e
cominciamo. Ecco qua. Ah, si è piegato la zampa. Benissimo. Teniamo sempre presente qual è la parte anteriore, quindi dove vanno gli occhietti, e cominciamo a piegare le zampine. Come al solito, a 3 cm e tiriamo su. Queste anteriori portiamole un po' in avanti, perché il nostro ragnetto lo vedremo in prospettiva verticale. Appeso anche. Appeso, dai, diciamo. Familiarmente appeso. Allora, c'ho un groviglio nella testa tipo di ragnatela. Allora, così, e anche dall'altra parte. Uno, due, tre, quattro, tre. E adesso gli occhi. Questo ha gli occhi grandi, per guardarti meglio, glieli mettiamo qua. Uno qua. Tac. E uno qua. Tac. Wow! Mister Zampe Fini, quello di Peppa Pig. Per favore, mio figlio è fissato con Peppa Pig. Beh, come tutti i vostri figli, immagino. E poi un bel sorriso per la stampa. Ding! Guarda che è uguale a Mister Zampe Fini. Qua dove cola la colla aggiungete peletti, senza preoccuparvi, perché tanto poi la colla sarà del tutto trasparente. E anche questo ranghettino, ora vado a farmi una foto con mio fratello, quello piccolo. Io sono impazzita a fare tutte queste cose. È pronto, e adesso andiamo a fare un paio di foto di famiglia. Ragnetti neri per la notte di Halloween, vero? Ma non solo per la notte di Halloween. Il ragno, come vi dicevo, è un simbolo portafortuna, quindi è un regalino portafortuna che può essere visto, perché può essere usato, come avete visto, come magnete o semplicemente come decorazione. Decidete voi questo, o anche come abbellimento di libretti, card, tutto quello che vi pare. Spero che questa ideuzza vi sia piaciuta e naturalmente potrete sfruttarla anche per l'Epifania, anche per altre feste che non siano semplicemente queste tradizioni importate. Basta, ora non vi disturbo più perché ho da preparare ben 20 ragnetti, quindi devo ritornare sul piano da lavoro. Voi invece andate e create come i nostri ragnetti. Da Ombretta e da Arte per Te è tutto! Arrivederci alla prossima!